Ma stiamo cercando gli ultimi due dispersi dopo il ritrovamento dei quattro corpi, purtroppo senza vita questa mattina all'alba. Mancano due persone ancora all'appello e su questo si stanno concentrando i vigili del fuoco nell'operazione di ricerca. Che dovrà accertare chiaramente come si è determinata questa... Ma che vengano trovate ovviamente fuori di dubbio, trovarli in vita, le speranze sono veramente vane. Sì, questo ovviamente è molto complicato, cioè da dire, perché la palazzina è crollata, è ruotata, spostata, quindi i corpi possono anche essere stati proiettati a distanza rispetto al punto dove si trova in origine. Posso dire che da questa notte le nostre squadre sono entrate dal quarto livello, quindi dal quarto piano, attraverso il solaio, sono penetrate fino al terzo livello, al terzo piano, e quello è il punto dove sono state trovate le vittime questa mattina. Ma si lavora per gradi, la nostra necessità è quello di preservare anche eventuali persone che sono sotto le macerie, questo è il motivo per cui si cerca in modo molto leggero. È evidente che mano a mano che vanno avanti, che si va avanti con il tempo stringe, le possibilità di sopravvivenza si riducono e quindi si comincia a lavorare con i mezzi più pesanti, questo è il motivo per cui anche le nostre dotazioni vengono cambiate mano a mano che l'intervento va avanti. Stanchezza sicuramente, le squadre ruotano ovviamente, sono 100 vigili del fuoco che stanno operando sullo scenario, squadre che si alternano, quindi hanno periodi di lavoro e periodi di riposo, sicuramente la stanchezza anche psicologica di un intervento così prolungato si fa sentire. Sì, peraltro una notizia che ci ha dato in diretta proprio il colonnello Vittorio Stingo, il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento.